L'Associazione Girotondo opera nel campo della disabilità più o meno da 20 anni, anzi un po' più di 20 anni, dal 1990 avevamo iniziato il nostro percorso e diciamo che è un po' cresciuta insieme a noi genitori e insieme ai ragazzi nostri, nel senso che all'inizio i nostri ragazzi erano giovanissimi e ci occupavamo dei problemi più o meno grandi o piccoli dei bambini, dei ragazzi che nella scuola, di ciò che dovevano fare, come noi genitori potevamo aiutarli. Adesso i ragazzi sono diventati grandi e quindi è da 4-5 anni che l'associazione si occupa della cosiddetta vita adulta delle persone con disabilità. La vita adulta delle persone con disabilità ha a che fare con il mondo dell'abitare, dell'essere autonomo e indipendente nel poter scegliere la loro vita, la propria vita all'interno della cosiddetta casa, quindi immaginarsi un futuro di affetti e di accoglienza all'interno di case. E poi l'altro aspetto è quello del mondo del lavoro, la dignità del poter vivere la propria vita anche non soltanto come peso per la società, ma addirittura come risorsa. La nostra associazione adesso ha lavorato in questi ultimi 5 anni proprio su sollecitazione di alcuni ragazzi che sono stati loro i primi a dire: ma noi vogliamo andare a vivere da soli, e a quest'idea di alloggio in cui sperimentare dei momenti di vita autonoma. Il tutto, insomma, diciamo che in questi 5 anni abbiamo avviato un progetto che si intitola Il cielo in una stanza. Abbiamo avuto dei fondi da parte della Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta, da parte del Centro di Servizi per il Volontariato e poi in seguito adesso abbiamo avuto dei fondi da parte del Comune e collaboriamo nel progetto regionale Tu come ti vuoi. Insomma, diciamo che si è creato un certo giro di solidarietà e con questo già nel 2012 avevamo sperimentato alcuni brevi momenti di vita autonoma in un alloggio, i ragazzi erano entusiasti e quindi da allora si sono stati dietro, dovete per forza darci di nuovo la possibilità di un alloggio e l'alloggio, eccolo, oggi è questa realtà che si è concretizzata, ripeto, con l'aiuto un po' di tutti. Abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, è un alloggio nuovo, bello, accogliente, nel quale i ragazzi potranno sperimentare. Diventerà un po' un loro alloggio, l'alloggio è già loro naturalmente, ma addirittura individualizzato, ogni ragazzo potrà scegliere, con l'aiuto naturalmente di cui ha bisogno, di venirci a stare per un giorno, per 2 giorni, per una notte, per 2 notti, invitare gli amici per una settimana, magari anche stare per un mese per provare cosa significa veramente vivere da soli, naturalmente con gli aiuti di cui hanno bisogno, ma soprattutto al di fuori della famiglia, insomma della casa, ecco. E questo dà a loro la certezza di poter condurre le loro esperienze in modo più autonomo possibile, di fare le loro scelte, e noi questo ci teniamo, che i nostri ragazzi possano scegliere il loro modo di vita, e danno soprattutto a noi genitori la certezza che ce la si può fare, che loro ce la potranno fare anche quando presumibilmente noi non potremo più essere loro di supporto. Rappresenta esattamente il momento, lo spirito nostro. E questo articolo recita che gli stati parti della presente convenzione devono assicurare che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ecco, noi vogliamo questo, che tutti i nostri ragazzi, tutti i ragazzi della Valle d'Aosta possano poter scegliere autonomamente con chi e come poter imbastire e costruire la loro vita. Questo è l'elemento fondamentale. Per questo motivo questo alloggio costituisce naturalmente uno dei punti forti, insomma. E attorno a questo alloggio cercheremo di costruire una comunità vivace e i ragazzi che oggi sono qui con noi e che hanno già potuto sperimentare un po' di questo brio che nasce da questa possibilità di vita ce lo raccontano.